Dunque, l'avevamo detto già da settimane, si avvicina a settembre con il problema del termovalorizzatore di Acerra, però già si stanno incominciando ad avvertire i primi segnali sul territorio. Il sindaco di Foria ha già emesso un'ordinanza con la quale impone il divieto di conferire l'organico. Sindaco, che cosa sta succedendo? Come state tentando di tamponare? Oggi rimetteremo una nuova ordinanza perché questa settimana il problema dell'organico è parzialmente rientrato. Come tutti sanno, insomma, è stato chiuso un impianto nel nord Italia, che è il più grande impianto che esiste nelle tre, diciamo, regioni, Lombardia, Piemonte, dunque, e Veneto. Questo impianto è stato chiuso e questo impianto raccoglieva oltre il 50% dell'umido della Campania. Per cui questo fatto della chiusura ha messo in tilt tutti gli impianti esistenti in regione, dunque Campania. Questa settimana siamo riusciti ad avere degli ok per poter scaricare 60 tonnellate. Premesso che fra ieri e oggi scarichiamo quasi una quarantina, credo che abbiamo la possibilità di scaricarne ancora 20. L'ordinanza è stata fatta perché, cioè, i cittadini mettevano tutto. Diciamo, tutti mettevano organico fuori. È un disagio per le famiglie, però è meglio tenerlo in casa all'ombra anziché dunque metterlo fuori al sole, che potrebbero creare anche problemi di salute. Purtroppo non è un problema, diciamo, nostro, è un problema che sta vivendo tutta la regione Campania, ma questo problema quanto prima si potrà risolvere, e credo che cioè, se andrà a risoluzione parzialmente, perché noi abbiamo avuto o 4 o 5 compostiere, non ricordo bene, che dovremmo installare. Queste compostiere sono in grado di assorbire circa 400 tonnellate all'anno. Noi a Forio produciamo circa 1.000-1.200 tonnellate all'anno, diciamo che un 30% potrebbe essere preso da queste compostiere. Naturalmente ci vogliono i tempi per preparare insomma, il sito per poter installare queste compostiere. Ma un problema più grosso si comincerà dunque a verificare da settembre in poi, perché il termovalorizzatore di Acerra andrà dunque in manutenzione e quindi veramente ci saranno grossi problemi. Abbiamo fatto già due incontri a Giugliano col sindaco di Giugliano e con i sindaci interessati proprio per poterlo affrontare. Credo che in questi giorni ci dobbiamo rivedere per, diciamo, trovare una soluzione alla chiusura temporanea dell'inceneritore di Acerra.